Siamo lodati Gesù e Maria. Continuiamo ad avere nel cuore la gioia immensa di questi giorni. La liturgia della Chiesa, come sappiamo, in quest'ottava protrae nel tempo il grande mistero della gioia del Natale. Ecco, la coscienza viva di aver avuto Dio vivo, vero, presente in mezzo a noi e soprattutto il suo voler diventare, come di fatto è diventato, uno di noi. Lui ha portato la vita eterna nel tempo, ecco, per portare noi che siamo temporali nella vita eterna. Ecco, ha umanato, come dicevano alcuni padri, Dio, che lui è, diventando vero uomo, perché noi potessimo essere divinizzati. Ecco, questo processo è stato mirabilmente descritto, ecco, da colui che tra gli apostoli e gli evangelisti, in quanto aquila, è stato meglio degli altri, capace di fissare gli occhi sui misteri di Dio, che è stato San Giovanni, che nella prima lettura ci ha proprio ricordato questa, come dire, questa irriconciliabilità, quindi questa opposizione, questa non possibilità di accordo, ecco, tra il mondo e la sua mentalità e Dio e i suoi figli. Non soltanto dice non amare il mondo, non le cose del mondo, ma formula un periodo ipotetico assolutamente forte della necessità. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. E poi dalla grande massima, tutto passa, il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Questo mi fa pensare a una bellissima canzone, se mi posso permettere, di un cantautore moderno di musica leggera, che fa pensare al cielo, perché si chiama così, tutto passa, dice così, tutto passa, tutto tranne te. Questo si potrebbe tranquillamente, come dire, cantare al nostro Signore Gesù Cristo, perché è veramente la verità. Il Vangelo di oggi ci ricorda un'altra bellissima cosa, questa bellissima figura di Anna di Fanuele. Ecco, in molti conoscono un pochino, non tutti per la verità, Simeone, questo è uno degli episodi legati alla presentazione di Gesù al Tempio, no? Simeone lo conoscono un po' di più perché poi ha scritto il canto che diciamo nella compieta, ora lascio il Signore che tuo servo vada in pace. Poi il giorno della Candelora si parla per forza di Simeone, perché la Candelora la festeggiamo perché lui ha detto a Gesù che era la luce delle genti. Ma c'è quest'altro episodio concomitante di questa donna, Anna figlia di Fanuele. Ci dice il Vangelo di Luca, 84 anni, sposata per soli 7 anni, quindi dal tempo in cui era ragazza, quindi era parecchio tempo che stava nel Tempio, e non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Qualche fonte ci dice che questa santa donna era una delle donne, sapete che nel Tempio di Gerusalemme, ci andò anche Maria bambina, c'era un'area del Tempio di Gerusalemme dove potevano stare le bambine devote di Israele, che vivevano come una sorta di, come dire, di piccole suore, anche se per gli israeliti poi, appena arrivati in età da matrimonio, le ragazzine dovevano per forza uscire e dare figli al Signore, perché nell'Antico Testamento, non essendo ancora arrivati Gesù e Maria, non c'era ancora l'importanza della vita consacrata. E questa Anna di Fanuele potrebbe essere una delle precettrici, chiamiamola così, di queste fanciulle, che erano appunto affidate ad alcune sante donne che stavano un pochino dietro, un po' come sono le superiori oggi nei conventi. Qualcuno dice anche che questa Anna di Fanuele potrebbe essere stata la precettrice di Maria Santissima, perché Maria Santissima è stata anche lei nel Tempio di Gerusalemme, come ricordiamo il 21 novembre con la festa della presentazione di Maria, e come chi di voi partecipò a suo tempo al tour che abbiamo fatto in chiesa ricorderà che qui dietro c'è una bellissima, nel coro, rappresentazione dipinto di questa bambina che si allontana dai genitori e va a finire tra le braccia del sommo sacerdote, perché corre verso il tempio dove stava l'amato del suo cuore. L'esperienza di Anna di Fanuele, molto bella, ci fa capire una cosa, ecco, come quella di Simeone, che molte volte i grandi incontri col Signore, questa è una cosa che richiedono tanto tempo, tanto tempo, e preceduti da tante preghiere, da tante fatiche, da tanti sacrifici. 84 anni, ci dice il testo, non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorni, con digiuni e preghiere, quindi vuol dire che si faceva pure lei un pochetto di veglia.
come faremo noi domani notte, se Dio vuole. Quindi tanti digiuni, tante preghiere, tante veglie, forse non se lo aspettava, eppure ci ha avuto in dono un bel giorno di vedersi davanti Dio fatto uomo, non se lo immaginava. Però probabilmente nella mente di Dio questo dono era subordinato a tutte le preghiere, a tutti i digiuni, a tutte le veglie che questa donna ha fatto, che erano, come dire, la sua preparazione personale a questo grande dono. Quindi nelle cose di Dio le grandi grazie presuppongono grandi fatiche, grandi tempi, grandi preparazioni. Nelle cose di Dio nulla ordinariamente accade senza tempo e senza dolore e fatica. Però anche in questo mondo nostro Signore sa ben ripagare i suoi servi. Poi non parliamo, insomma, dell'altro mondo, dove sicuramente anche una minima cosa, ecco, abbracciata per amore del Signore, troverà la sua ricompensa. Ecco, con questo spirito continuiamo a rallegrarci nel Signore e con la Chiesa, lodando anche noi con Anna di Fanuele il Signore per tutte le sue opere e continuando ad invocare la presenza costante del Bambino nella nostra vita e soprattutto il fatto che sempre più possiamo conoscerlo e amarlo come merita. Siano lodati Gesù e Maria.